Il primo live firmacopie del centro commerciale Nuovo Flaminia è stato inaugurato da lei, la regina dei ricordi più belli legati all'infanzia di intere generazioni, che come una fatina buona dona allegria e tanto divertimento, portando un sorriso ad adulti e a piccini che con grande entusiasmo cantano insieme a lei le sigle dei più famosi cartoni animati, da C'era una volta Pollon a Doraemon, dai Puffi a One Piece, facendo ritornare tutti un po' bambini. Ma io penso l'essere sempre se stessi, no? Io ho iniziato da piccola, ero una ragazzina molto giovane, ingenua, tranquilla, io ho iniziato un po' per gioco e invece poi sono arrivata fin qua, quindi penso proprio che uno dei, diciamo, dei segreti, chiamiamoli così, è proprio l'essere coerenti con quello che si fa sempre. E l'essere se stessi, poiché poi il pubblico che ti segue da quando sei piccola, ti segue anche nella tua crescita, perché io sono cresciuta con il mio pubblico e sono rimasta la stessa. E quindi forse questo è anche affetto, no? Che poi c'è da parte mia nei confronti del pubblico e da parte del pubblico nei miei, quindi c'è questo amore incredibile che ci unisce. Allora, guarda, intanto ci godiamo il successo di Duets e Duets Forever, perché abbiamo fatto uscire anche un cofanetto che raccoglie proprio i due album con i 32 artisti che hanno cantato le mie canzoni, quindi è proprio un progetto incredibile che mi ha dato soddisfazioni proprio a livello umano e di cuore, perché vedere i miei colleghi cantare Rossana, cantare Olly e Benji, cantare Memole, da Elisa, Fabrizio Moro, Anek, a Loredana Bertè, a Patti Pravo, insomma è veramente stata un'esperienza incredibile, e quindi l'abbiamo racchiusa in questo cofanetto molto molto importante. Dopodiché ci sono tanti progetti, sono un po' top secret, per cui adesso piano piano cominceremo a dire qualcosa. C'è chi si è domandato se magari farete un tour con qualche artista. Sicuramente ci saranno tante sorprese, non so se faremo un vero e proprio tour, ma sicuramente delle belle sorprese, quindi rimaniamo sempre molto collegati. A tutti gli amici di Radio Bruno un bacio grande 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 e un forte abbraccio. Ciao. Sì, siamo molto molto contenti di aver ospitato Cristina D'Avena, che ha riempito di allegria, di persone, la nostra galleria, e è soltanto il primo di una serie di eventi. Noi adesso ospiteremo 5 eventi molto molto importanti per festeggiare il nostro primo anno di apertura. Il prossimo evento, sabato 25 e domenica 26, è l'English Lab di Paddington, rivolto ai bambini, in cui i bambini potranno studiare divertendosi la lingua inglese, molto molto interessante. Dopodiché il primo e il secondo di giugno è un appartamento imperdibile per tutti gli appassionati della cucina, infatti avremo il vincitrice di Masterchef e il vincitore di Bake Off Italia, due giornate differenti che faranno dei cooking show e daranno possibilità a tutti quanti. E a seguire, le due domeniche successive, quindi il 9 e il 16 di giugno, avremo dei live show con dei personaggi di PJ Masks, il 9, e di 44 gatti, il 16 di giugno. Vi aspettiamo al Centro Nuovo Flaminia.